Per rivoluzione militare si intende il grande rinnovamento nella tecnologia e nelle strategie militari che avvenne tra il Medioevo e l'età moderna. Questa rivoluzione influì sulle forme di governo in Europa e diede inizio al dominio europeo nel mondo. Il termine rivoluzione militare ebbe origine con gli studi dello storico Michael Roberts sui cambiamenti nella condotta delle guerre dovuti alla diffusione delle armi da fuoco. Come Roberts, anche un altro storico, Jeffrey Parker, trattò attraverso la sua opera intitolata The Military Revolution due aspetti fondamentali della rivoluzione militare: un nuovo uso della potenza di fuoco e un nuovo tipo di fortificazioni. I classici picchieri del 400 e del 500 diventarono vulnerabili contro l'artiglieria da campagna. Assieme a loro vennero inseriti i moschettieri, ovvero soldati armati di moschetto. Dalla loro unione nacque l'organizzazione militare detta tercio. Data la lenta cadenza di tiro dei moschettieri, i picchieri avevano il compito di rimanere in loro difesa durante la fase di ricarica. In seguito, una delle principali tattiche che venne adottata per mantenere un fuoco continuo fu quella di dividere l'esercito in file. La prima fila sparava e retrocedeva, seguita dalla seconda e da quelle successive. Dopo la sesta fila, la prima aveva ricaricato ed era pronta a sparare di nuovo. Con l'aumento di castelli fortificati, a partire dall'XI secolo, la difesa diventò la strategia principale. Dal XV secolo, però, l'utilizzo dei cannoni rese più complicato per gli assediati proteggersi dagli assalti nemici. Come esempio di questi cannoni vi è il Monsmeg, costruito per il duca di Borgogna nel 1449. Per contrastare l'arrivo dei cannoni, anche le fortezze si dovettero modernizzare. Assunsero una forma a stella, la cosiddetta Trace Italienne, e vennero dotate di bastioni. Per Trace Italienne si intende la fortificazione alla moderna che nacque in Italia a partire dal XV secolo, per attutire l'impatto della rivoluzione dell'artiglieria. Come causa scatenante dell'innovazione nelle fortificazioni, si indica l'invasione dell'Italia da parte di Carlo VIII di Francia. La guerra si trasformò in una serie di lunghi assedi e le battaglie in campo aperto diventarono irrilevanti, poiché non era possibile tenere un territorio che possedesse al suo interno una fortificazione appartenente al nemico. La figura del cavaliere perse la sua importanza morale. Non ricoprì più il ruolo dell'eroe, ma divenne un semplice membro dell'esercito, necessario per l'inseguimento del nemico. Il cambiamento verso la prevalenza della fanteria pesante a discapito della cavalleria portò all'aumento delle forze armate nel tardo XV secolo in poi. Un fatto cruciale della rivoluzione militare, infatti, fu proprio la crescita delle forze armate. Due possibili cause di questa crescita sono l'aumento demografico ed economico e la crescita amministrativa dello Stato e la sua centralizzazione. Nel XVII secolo, gli stati arruolarono direttamente le proprie truppe. In questo modo ci fu un notevole incremento del numero dei soldati, che dal massimo mai superato di 50.000 uomini arrivò fino a 2.300.000. In precedenza l'incarico di reclutare apparteneva ai condottieri, i quali lo mantennero fino al termine della guerra dei 30 anni. La guerra dei 30 anni fu uno degli scontri più distruttivi di sempre, avvenuta tra il 1618 e il 1648. All'inizio si trattò di una guerra di causa religiosa, in seguito però si trasformò in un conflitto generale tra le grandi potenze europee. Questa guerra rientra fra le prime ad essere state combattute durante lo sviluppo dell'artiglieria militare. Fu proprio questo, infatti, uno dei principali motivi per cui questo lungo periodo di guerra fu così drammatico e sanguinoso, tanto da provocare ben 12 milioni di vittime. Anche in campo navale ci furono notevoli cambiamenti dovuti sia all'utilizzo delle armi da fuoco sia ai miglioramenti delle tecniche di navigazione. Questo portò alla supremazia occidentale sui mari del mondo dell'età moderna. Infatti, a differenza dell'Oriente, l'Occidente utilizzò i cannoni anche a bordo delle navi militari.
Le prime ad esserne equipaggiate furono le galée, con un cannone più grande posizionato a centronave più altri 17 di minor calibro. Dopo una serie di miglioramenti, tra cui l'aggiunta delle vele, le galee si evolverono nelle galeazze. Grazie all'utilizzo delle vele non vi fu più il bisogno di impiegare centinaia di rematori per la navigazione e l'autonomia in mare migliorò notevolmente. Apportando altre migliorie, vennero inseriti dei cannoni anche ai lati delle navi in grado di sfondare gli scafi delle navi nemiche. Lo storico italiano Niccolò Machiavelli si interessò all'arte bellica, esprimendo le sue idee attraverso un suo famoso testo dal titolo L'arte della guerra, che consisteva in una serie di proposte allo scopo di migliorare il modello bellico di quell'epoca. Il testo sosteneva la necessità di perfezionare il modello svizzero attraverso una ricostruzione della tattica dell'antica Roma. Gli svizzeri erano gente forte e amante della libertà, infatti combattevano per la propria indipendenza da qualsiasi servitù. A tal proposito, nel loro modello venne adottata la fanteria pesante, ovvero fanti pesantemente armati e corazzati che avevano il principale ruolo di contrastare la cavalleria, caratterizzata principalmente da nobili. Non si limitavano a difendersi, ma erano loro stessi ad andare all'attacco in campo aperto, riuscendo a sterminare migliaia di nemici. I fanti arruolati nell'impero germanico, i cosiddetti Lanzichenecchi, seguirono l'esempio degli svizzeri e divennero presto famosi per la loro crudeltà e per la loro violenza nei confronti del nemico. Essi erano mercenari di fanteria, ovvero militari di professione. Secondo Machiavelli, la guerra doveva avere lo scopo di difendere la propria patria e non doveva diventare un modo per affermare la propria potenza. L'esercito doveva essere formato da sudditi nel caso delle monarchie o da cittadini nel caso delle repubbliche, che combattessero nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi, non da mercenari che fanno della guerra il proprio mestiere per trarne guadagno. I Lanzichenecchi sono ricordati anche per un evento storico molto importante, il sacco di Roma del 1527. Furono inviati dall'imperatore germanico Carlo V d'Asburgo per contrastare la Lega di Cognac, ovvero una lega di stati italiani che si erano alleati con la Francia di Francesco I e alla quale aveva aderito anche Papa Clemente VII. Esausti della lunga spedizione, sottopagati ed essendo inoltre nemici della Chiesa, poiché protestanti, decisero di scendere a Roma e di saccheggiarla violentemente. Come i Lanzichenecchi del passato, ancora oggi in Italia esistono dei mercenari. Sono i cosiddetti contractors, ovvero soldati reclutati per svolgere attività militari, di sorveglianza o di protezione in zone di guerra. Poiché in Italia è vietato il reclutamento, essi vengono arruolati all'estero, dove imparano ad usare fucili e mitragliatrici. Spesso alcuni di loro hanno perfino un passato come membri delle forze armate. Dispongono di stipendi molto consistenti che vanno dai 150 euro al giorno ai 10.000 euro al mese. Vengono ingaggiati da compagnie private, multinazionali o grandi aziende e vengono persino reclutati da governi stranieri che assegnano loro incarichi militari senza doverli assumere a vita.